Ora immaginiamo che l'aereo parta dall'equatore e cerchi di andare al polo nord attraverso lungo questo meridiano. Quindi parte con una velocità rivolta verso nord, precisamente verso nord. Tuttavia, stavolta, a differenza di prima, quando era partito l'aereo dal polo nord, stavolta partendo dall'equatore l'aereo ha una componente di velocità orizzontale verso destra, cioè verso est, perché si trova all'equatore dove c'è la rotazione terrestre. Prima invece al polo nord non aveva questa componente di velocità perché non c'era rotazione precisamente al polo nord. All'equatore invece sì, c'è una componente di velocità verso destra. Quindi la traiettoria che seguirà questo aereo non è lungo il meridiano fino al polo nord, ma sarà una traiettoria inclinata in questo modo. Infatti, prendete una penna ponetela, appoggiatela sullo schermo del monitor esattamente in questa direzione qua. Vedrete, facendo partire l'animazione tra poco, che l'aereo seguirà in linea retta a velocità costante proprio questa traiettoria qua. Facciamo partire l'animazione da un attimo prima, quando l'aeroplano sta ruotando sull'equatore e si trova qua. Ecco, rifacciamo partire. Ecco qua, parte l'aereo, va in questa direzione obliqua e vediamo che però non è riuscito a raggiungere il polo nord come voleva, invece ha fatto questo arco di traiettoria. Quindi nel sistema rotante non inerziale che è l'emisfero nord, la traiettoria descritta da questo aereo è una curva che piega, come sappiamo, verso destra. Emisfero nord, le traiettorie piegano sempre verso destra. Ora l'aereo parte da questa latitudine cercando di raggiungere quest'altro punto che si trova alla stessa latitudine ma su un altro meridiano. E vedremo che anche in questo caso mancherà il bersaglio. Questo perché anche stavolta l'aereo imposta questa velocità iniziale in questa direzione verso il bersaglio, però ha una componente di velocità lungo il parallelo, una componente di velocità in questa direzione qua che gli è data dal trascinamento perché appunto l'aereo è trascinato dalla rotazione terrestre. Quindi alla fine la sua traiettoria vista dall'esterno, non dal sistema rotante, ma vista da fuori, da questa immaginaria telecamera che sta sopra il polo nord, non sarà una linea retta in questa direzione, ma sarà una linea retta in quest'altra direzione. Sempre una linea retta, perché adesso stiamo guardando dal sistema di riferimento esterno che è inerziale, sarà una linea retta in questa direzione qua, perché c'è questa componente aggiuntiva di velocità dovuta alla rotazione terrestre. Quindi prendete una penna e mettetela in questa direzione e vedrete che l'aereo seguirà in linea retta questa direzione inclinata qua, mancando comunque il bersaglio. Vediamo. L'aereo va in questa direzione in linea retta, ha mancato nettamente il bersaglio. E inoltre, dal punto di vista del sistema rotante, quindi sulla superficie della Terra, ha descritto una traiettoria non rettilinea. Rettilinea lo era quando lo guardavamo dall'esterno, era una traiettoria rettilinea inclinata così, sarebbe la direzione della penna che avete appoggiato sul monitor. Ma invece, visto dall'interno della Terra, della superficie terrestre, quindi dal sistema rotante, vediamo che la traiettoria, come al solito, è curvata verso destra. Nell'emisfero nord accade questo, le traiettorie, sappiamo, sono sempre curve, verso destra.